ti ho preso in giro dicendo Marco, ma perché non la smetti? Perché non ti ritiri? L'anno scorso ti dicevo Marco, ma perché non ti metti a giocare tu? Diciamo che un po' di coerenza ci voleva. Che è successo Marco quest'anno? Sembrava una seconda giovinezza. Spiegami. È successo che mi sono messo a allenarmi un sacco quest'estate perché mi piace troppo giocare a pallacanestro. E questa è la verità, l'unica verità. Io amo giocare a pallacanestro. E quest'estate con Santino abbiamo provato a mettere in piedi una squadra che fosse di amici. E ci siamo riusciti. E come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, io sono 16 anni che gioco al botteghello. Però Un questa. ragazzino ancora, eh? Sì. Però questa è la squadra in 16 anni che ha saputo e dovuto soffrire di più. Se parti all'inizio c'era Pietro e poi è andato via, arriva Conso che è un giocatore totalmente diverso. Andiamo sotto 2-1 contro la Jolly, la serie di playoff più bella della mia vita, e ringrazio la Jolly. Si fa male Sergio e questa vittoria è sua. Mi sono fatto male io, si è fatto male Santo, si è fatto male Cicci, si sono fatti male tutti quest'anno. Però abbiamo saputo soffrire e questa ce la meritiamo, mi sa. Marco, io stasera ho visto una scena bellissima, se, a mio avviso la più bella di tutti questi playoff, il tuo abbraccio con Eugenio Dattola. Un abbraccio intenso, bellissimo, avete giocato, avete, meglio, sei stato allenato da Eugenio, una semifinale bellissima, un ex Botteghelle contro il Botteghelle. Hai anche una dedica magari di questa partita, di questa serie? La dedica a Sergio Panzera. A Sergio Panzera perché Sergio ha avuto un infortunio bruttissimo, bruttissimo. E la dedica è per Sergio. Su Eugenio, Eugenio è un amico, è una persona con cui abbiamo condiviso tanti momenti belli, ma anche momenti brutti, ma è sicuramente un amico. Ha fatto un grande lavoro quest'anno. Posso fargli i complimenti, ma in realtà glieli ho già fatti prima di gara 1, dopo gara 1, prima di gara 2, dopo gara 2. Quindi complimenti ancora a lui e a tutti i ragazzi di Gioia che hanno fatto un bel passo in avanti quest'anno. Bravi, bravi, ma fammelo dire, più bravi noi stavolta. Marco ha detto Santo che il Botteghelle non è una squadra, è una famiglia. Penso che puoi sottoscrivere e confermare. Il Botteghelle è prima un gruppo di persone che condividono un modo di fare le cose. Chi viene ai nostri allenamenti si rende conto che noi vogliamo fare le cose per bene. Poi se siamo in Serie D, di Domodossola, come dice sempre Mafrici, o siamo in Serie C, cambia poco, ma c'è la volontà di fare le cose bene. E questa condivisione della voglia di fare le cose bene ti porta a non avere screzi in campo, a condividere tante cose e quindi arriviamo al Botteghelle Family. Però parte da lì, dalla voglia di fare le cose bene insieme. L'imperatore? Adesso dove andiamo? Andiamo tutti con lui, che facciamo? L'imperatore è l'anima del Botteghelle. Compare, vuoi dire due parole? No, no, non voglio dire niente. Ha già detto tutto Marco. Va bene così. Ma un generale a onde era? Il generale era dietro la collina.